9 in punto. Fatti e protagonisti dell'attualità. Giuseppe Cruciani, microfoni di Radio 24, il Sole 24 Ore, 9 in punto. Il numero per chiamarci in diretta è questo, come al solito, 800 24 00 24. Messaggi SMS al 349 238 6666. Due premesse prima di iniziare la puntata di oggi. La prima è che questa è la mia ultima conduzione a 9 in punto e che per chi avesse voglia può continuare a seguirci, a seguirmi dalle 18.30 di lunedì 12, ma questa è una premessa meno importante rispetto alla seconda, che è questa, l'ultima puntata come ospite una persona che fa parlare di sé per tante cose, ma che invece è impegnato, insieme ad altri, è chiaro, in quella che può sembrare una vera e propria impresa, cioè dire salvare l'industria italiana dell'auto, la Fiat. La persona si chiama Lapo Elkan, lo saluto, buongiorno. Buongiorno, per me è un onore e un grande orgoglio poter essere alla trasmissione tua, ed è un onore e un orgoglio, per lo più non sapevo che era l'ultima che facevi di mattina e che passavi a quella delle 18, dunque grazie. Tengo a ringraziarti io in maniera particolare. Ecco. Grazie Lapo, io siccome ti conosco ti darò comunque del lei, però il fatto che... Scusa se mi sono permesso di dare del tu. Cioè, allora facciamo così, mettiamoci d'accordo, diamoci del tu senza infingimenti, perché siccome ci conosciamo, insomma, non facciamo gli ipocriti dandoci del... Meglio ancora. Grazie. Allora, Lapo Elkan è responsabile della brand promotion di Fiat Auto, un termine bruttissimo, brand promotion, che però dopo magari ci spiegherai, agli ascoltatori. Lapo Elkan è forse l'erede, almeno così scrivono, anche qui è una sorta di sintesi giornalistica piuttosto ridicola secondo me, ma comunque insomma l'erede che più di ogni altro assomiglia all'avvocato Gianni Agnelli per diversi motivi, ma non è di questo che parleremo soprattutto di immagine di Fiat, di come si può rilanciare la Fiat e naturalmente della grande punto che è stata lanciata in questi giorni. Lapo, volevo chiederti subito una cosa, innanzitutto una conferma di questo accordo tra Fiat e Ford, se esiste. Allora, innanzitutto l'accordo semmai è stato fatto dal nostro amministratore delegato e non da me, dunque faccio una premessa, il lavoro svolto è stato svolto da parte del nostro amministratore delegato che è Sergio Marchion e dal nostro presidente, non da me. Dunque quello che posso dire è semplicemente che Fiat e Ford sono alleate in quanto che faranno utilitarie insieme, credo che faranno utilitarie insieme sulla piattaforma della Panda. La piattaforma della Panda è quella su cui faremo la mitica nuova 500 e diciamo che loro faranno il proseguimento dell'H sulla piattaforma della Panda. Che tipo di accordo sarà? Naturalmente da quello che si immagina molto diverso da quello che legò la Fiat a General Motors, cioè dire un accordo semplicemente industriale, così? L'accordo industriale, da quello che leggo anch'io, l'accordo mi pare sarà su una linea di prodotto, poi non so dire se faranno di più o di meno, perché stanno discutendo credo, ma credo che in ogni caso per il momento sia una buona cosa il fatto che sia fatto sulla Panda, perché la Panda è l'auto che ci ha permesso di riprendere fiato, ci ha permesso di riprendere quota in Europa e soprattutto è un'auto di grande successo perché è stata votata auto dell'anno 2 anni fa. Dunque quello che era stato annunciato proprio in occasione della presentazione della grande punta da Marchion è questo, cioè dire un accordo con un partner, in questo caso europeo, era stato detto sicuramente non sarà un partner asiatico. Faccio una premessa, io non, in merito a ciò preferisco non, come dire, allargarmi, certo. Credo che il nostro amministratore delegato abbia fatto tante cose, tante grandi cose come il nostro presidente e credo che stiano facendo ciò che ritengano più opportuno e meglio fare, onde di portare tutto ciò che può essere, come dire, in termini industriali, gli accordi migliori possibili per ciò che riguarda la Fiat Auto. Allora, 800 24 00 24, Lapo Elkan, non so se questi giorni ricordino un po', che ne so, il 1983 quando veniva lanciata a Cape Canaveral la Fiat 1, oppure l'agosto del 93 quando la nascita dell'appunto segnò forse l'ultimo successo di vendita della Fiat. Certo, i tempi sono diversi, soprattutto la situazione del gruppo del Lingotto è molto diversa, però insomma la nuova appunto viene presentata un po' come l'ultima chance della Fiat, cioè o si vende o si muore sostanzialmente, la sopravvivenza dell'auto Made in Italy è molto legata a questo prodotto, è così?
Allora direi che più che così la definirei è un grande punto di svolta, un punto di svolta, il che vuol dire che con quest'auto ce la giochiamo tutta, ma credo che il prodotto sia talmente bello, talmente competitivo e talmente meglio, io ovviamente essendo di parte, come dire, vabbè, non potrei dire altro, certo. Però ciò che dico è anche elucidato da numeri, voglio dire, noi abbiamo le 5 stelle Euro NCAP in termini di qualità e ai punteggi siamo usciti migliori nel proprio segmento e nella propria categoria, dunque battiamo i francesi, battiamo gli inglesi, battiamo i tedeschi, e questo lo dico con orgoglio perché sono fiero di essere italiano, sono orgoglioso di pensare che la Fiat faccia queste automobili da una parte al nord a Mirafiori e da un'altra parte al sud, dunque a Melfi. Allora faccio una premessa, è una macchina che unisce l'Italia, ecco, mi permetterai di dire, perché una parte è fatta a Torino, dove nasce la Fiat, e un'altra parte è fatta al sud, nello stabilimento più tecnologico e più innovativo che abbiamo, dove diciamo la media d'età è quella più giovane, e questo mi dà orgoglio perché è un'auto, secondo me, che ha tutto ciò che è necessario per vincere la sfida che gli aspetta. Che è una sfida, come ho detto, quasi decisiva, lei la può definire così per il futuro di Fiat? Io la definirei, come dire... Non è l'ultima sfida, no? Io non la definirei l'ultima sfida, ma la definirei che è un punto di svolta. Con questo grande punto abbiamo l'opportunità, la possibilità di ritornare in maniera non positiva, direi oltre che positiva, sul mercato che ci aspetta e in un segmento che noi conosciamo bene, come hai detto prima, la 1, poi le 2 punto, io il mio auspicio è che faccia il successo che ha fatto la 1 e non quello della punto, anche se la punto ne ha fatto tanto di successo in passato, ma direi la 1 è stata, come dire, la macchina che ci ha dato maggior soddisfazione. Ho ritrovato una frase che disse l'avvocato Agnelli nel momento del lancio della Fiat 1 nell'83. Disse: speriamo bene, abbiamo investito tutti i risparmi di famiglia. Anche in questo caso l'investimento è stato massiccio. Insomma. In questo caso l'investimento, direi, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista umano, perché dal nostro presidente agli operai, dagli operai al nostro presidente, tutti ci hanno messo il massimo di energia per portare sul mercato quest'auto prima dei tempi previsti, dunque l'abbiamo lanciata un mese in anticipo e questa è una dimostrazione di quante energie e quanto lavoro tutti abbiano messo sopra. Faccio una premessa, gran parte della gente con cui lavoro e gran parte della gente che lavora in Fiat quest'estate non ha fatto vacanze, onde di poter portare sul mercato questa automobile e onde di poter far quadrare tutto nella migliore delle maniere, e c'è un lavoro fuori dal comune dietro a questa automobile, ma il lavoro non dipende solo da chi lavora in Fiat, ma dipende anche da Giugiaro, dai nostri fornitori, dai nostri collaboratori, dai nostri partner e da tutte le persone che ci aiutano onde di fare i prodotti più belli possibili. Dunque vorrei dire e ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile l'uscita di questa automobile nella maniera in cui lo è stato. Allora Lapo, la realtà della Fiat per quello che riguarda il mercato, perché poi la sfida è sulla strada e sul mercato naturalmente, è questa: negli ultimi 15 anni, ma tu lo sai bene, in Europa dal 13,5% al 6,4% di vendite, da quasi il 50% in Italia, insomma a cifre più basse intorno al 28%. Ora, perché una persona che in tutto questo tempo ha, non dico rinunciato a comprare Fiat, perché Fiat comunque si sono vendute, ma in maniera molto molto inferiore rispetto a qualche anno fa, perché dovrebbe tornare a comprare la Fiat? A me sembra piuttosto calzante un qualcosa che è stato scritto, se non mi ricordo da chi, mi sono appuntato tante cose negli ultimi giorni, è mancato negli ultimi anni il feeling tra gli acquirenti, tra gli utenti, tra chi è anche appassionato dell'auto, ma anche chi vuole comprare un'auto semplicemente perché quest'auto serve, e la Fiat. Come fare a ristabilire questo feeling? Sei d'accordo con questa analisi innanzitutto? Allora, innanzitutto sono il primo a dire che noi probabilmente e sicuramente in passato ci siamo un po' allontanati da ciò che erano le nostre radici, da ciò che era, come dire, il nostro DNA. Il nostro DNA l'abbiamo ritrovato con duro lavoro, senso di squadra, umiltà, dovere, lavoro, passione. In quanto tale mi faccio una premessa, ci tengo a dire che dietro alla Fiat c'è tanta gente, siamo in 40.000 persone che lavorano duramente,
come ho detto prima, dal presidente all'operaio o l'operaio dall'operaio al presidente. Dunque c'è, come dire, una nuova energia. Questa nuova energia la vogliamo trasmettere nel modo migliore possibile, e il modo migliore possibile credo sia fare le macchine più belle possibile. E per fare le macchine più belle possibile non bisogna farle belle per noi, ma belle per i consumatori. Dunque, quello che conta è riuscire oggi a fare sì che l'automobile conosca il consumatore e non che sia il consumatore a conoscere l'automobile. Mi spiego. L'automobile deve sedurre. Deve sedurre, poi ci sono i must, che sono la qualità, l'affidabilità, eccetera, eccetera. Ma questo lo è dimostrato con le 5 stelle Euro NCAP. L'abbiamo dimostrato e, come ho detto prima, siamo primi nella categoria in termini di punteggio su N di queste cose, dunque vuol dire sulla qualità 5 stelle, e su altri punti siamo i primi nel segmento. Allora, quello a cui mi riferisco è: il primo obiettivo è fare belle macchine, perché la gente ama il bello, tutti noi amiamo il bello e tutti noi vogliamo sognare. Il bello non è solo la Scaglietti, la Aston Martin o la Enzo, per dire, il bello è una Panda. Poi su il bello, la Punto, la Panda, la Y, voglio dire, all'interno di questo, quello che noi dobbiamo essere in grado di fare è fare sì che gli italiani risentano la Fiat come una cosa loro. Loro, inteso che la Fiat senza gli italiani ha difficoltà ad andare avanti, ma anche gli italiani credo abbiano bisogno della Fiat. Dunque è un binomio e noi vogliamo tornare ad essere vicini agli italiani nella maniera più, come dire, friendly, più amichevole. Vogliamo diventare buddies, dunque vogliamo essere, come dire, dei compagni di vita, e dei compagni di vita sulla strada, compagni di vita sulla strada per accompagnarli là dove devono andare, e diventare l'isola di protezione per loro tra l'ufficio e la casa, tra il mare e la casa, e consentirà loro di poter, come dire, trovare piacere, soddisfazione e passione nel guidare i prodotti che noi portiamo su. E vedremo se questa scommessa del questo feeling tra l'acquirente e la Fiat, che è tramontato negli ultimi anni, verrà in qualche modo ristabilito. Sentiamo il primo ascoltatore, 800 24 00 24 per chiamarci, messaggi SMS 349 238 6666. Naturalmente la Fiat, il suo futuro e la grande Punto non saranno i soli argomenti di cui parleremo sicuramente anche della Ferrari, ma insomma più in là, verso la conclusione di questa nostra conversazione con Lapo Elkan, che è il responsabile, ricordo, della brand promotion. Che significa Elkan? Non te l'ho ancora chiesto, ma insomma, brand promotion, che cos'è? Allora, marketing? No, è promozione delle marche. Allora, così intendiamo per promozione. Promozione vuol dire motivazione interna, vuol dire i rally, vuol dire le corse, i rally per Fiat, le corse su Alfa Romeo, le licenze, il merchandising, i saloni, i lanci, il co-marketing, il co-branding. Insomma, tutto quello che riguarda la promozione dei marchi. Riguarda la promozione, diciamo, da un punto di vista di avvicinare la marca, i prodotti. Perché la prima cosa per cui sei, come dire, balzato agli onori della cronaca sono state quelle famose felpe, ti ricordi, no? Tutti ti riconoscono per quelle felpe là, in un momento in cui si parlava di Fiat dal punto di vista finanziario, i problemi, la crisi, la chiusura degli stabilimenti, le case di integrazione, ci fu questa operazione delle felpe, che è un po' però per un segmento alto e che costano tanto. Esattamente, ma consentimi di dire, tutto sto lavoro è merito anche di una grande squadra che ho con me e che mi aiuta costantemente e quotidianamente. Dunque, non dimentichiamo mai che un programma in radio come un'automobile o una promozione di un'automobile o di un marchio viene fatta da N persone e non da uno solo. Io sono il front end, però c'è tanta gente che lavora con me e che ringrazio oggi pubblicamente per tutto ciò che fanno costantemente per me e per l'aiuto che portano a me nel mio lavoro quotidiano. Sentiamo Sergio da Bergamo, poi ricominciamo. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e alla Poican. Io sono un agente di commercio e da tanti anni ho abbandonato il marchio torinese e di quello di Arese. Vorrei capire attualmente lui come fa a convincermi, visto che io sono prossimo a un cambio auto, a scendere attualmente a una Saab, a scendere da una Saab o da un'auto tedesca e avvicinarmi alla Croma, che è una macchina esteticamente cioè devo ancora entrare nell'occhio, però internamente l'ho trovata molto spaziosa, però io metto tanti però, e avendo esperienze negative,
su altri tipi di macchine, tipo gli interni molto scadenti che avevano prima, tipo per esempio i motori che ogni tanto si fermavano, tipo diciamo la carrozzeria in sé per stesso che al primo sprisino veniva fuori subito la ruggine, cosa che sulle tedesche non ci sono. Ecco, vorrei sapere lui, che è responsabile marketing, come fa a convincere un automobilista italiano, specialmente un agente che cambia le macchine ogni 3 anni, ogni 2 anni, ecco, a dire lascia tedesco, inizia a parlare italiano perché per questo e questo motivo. Poi complimenti, perché veramente ha un modo di presentarsi alla Gianni Agnelli. Va bene, grazie. Sergio, Pier Giovanni dalla provincia di Macerata, segniamoci la prima telefonata. Sergio da Bergamo per le risposte. Pier Giovanni, buongiorno. Sì, dica, buongiorno. Dica pure. Senza, la domanda è questa. Io qualche giorno fa ho letto un'intervista di Lapo Elkan in merito alla trazione a metano. Per quale motivo, in cui la valorizzava questa trazione a metano, per quale motivo la grande punto non esce a metano? Non è una contraddizione? Grazie. Massimo da Pavia. Pier Giovanni ha fatto una domanda molto puntuale. Sentiremo dopo la risposta. Massimo, buongiorno. Dica. Sì, buongiorno. Saluti a voi. Una cosa velocissima. È annuncio di questi giorni del rientro in pianta stabile da parte della Fiat nel Mondiale Rally con l'appunto Super 2000. Sì. È una cosa molto spinta da Lapo Elkan, perché so che è un appassionato. Penso che sia una cosa molto importante, per una cosa semplice. I giovani devono andare al bar con gli amici e essere, tra virgolette, gasati di poter dire ho comprato una Fiat, cosa che in questi anni purtroppo non era, perché la Fiat ai giovani veniva identificata come la mamma, come macchina dei genitori, come la macchina dei nonni, degli zii, ma non la macchina che creava un'immagine dinamica, trendy, nei confronti dei propri amici. Penso che questo invece rilancio delle corse su strada, che sono un patrimonio importantissimo, che comunque le corse su strada sono molto apprezzate dai giovani, sia sicuramente, diciamo, una strada da percorrere, che è stata percorsa da Lancia 15-20 anni fa e ha portato degli enormi successi di immagine in tutto il mondo con le Lancia, e penso che questo la Poecan l'abbia interpretato nel modo giusto, lui e i suoi collaboratori, e sicuramente sono convinto che possa essere un'azione pagante. Va bene, grazie Massimo. 800 24 00 24, questa storia del metano che diceva l'ascoltatore è vero, tu hai molto pubblicizzato il fatto, hai detto che insomma il metano deve essere sempre più utilizzato come risposta al caro benzina, eccetera, eccetera, però poi è vero che la punto non ce l'ha, la grande punto no. Allora, posso rispondo a tutte e tre, dalla prima. Allora, tra il commercialista che chiamava da Bergamo, la mia proposta è di invitarlo a Mirafiori, onde di dimostrarle quanto sono belle le nostre macchine, mi piacerebbe passare una mattinata con lui per fargliele vedere e provare. Questo ci terrei, se gli potessi dare il mio numero. Così come no, facciamo noi da tramite. Voglio dire, più che benvenuto a venirle a provare, testare, guardare. Noi da tramite, Lapo. E per me sarebbe un orgoglio e una soddisfazione dimostrarle che le auto italiane non hanno nulla da invidiare alle auto tedesche, né a quelle come la Saab, ecco, perché in quanto tale mi pare che la Saab usa motori nostri, ecco, di tecnologia nostra, usano il JTD, come il Common Rail, che è un motore diesel che è stato fatto da noi. Poi, per quanto riguarda l'auto a metano, è una giustissima domanda, e in quello mi permetto di dire, fino ad oggi è stato studiato sulla Punto di prima, sulla Multipla e sulla Panda, è in fase anche di verifica di fattibilità. Grande punto, più in là, sicuramente sarà, come dire, una tecnologia che li metteremo dentro. In prima battuta non è stata, come dire, un motivo, diciamo, di spinta verso il prodotto, dunque non è una delle prime cose su cui abbiamo lavorato, ed è un ottimo suggerimento, ringrazio l'ascoltatore, e sicuramente ci lavoreremo al più presto onde di portare sul mercato anche lì la grande punto con il Natural Power. Poi, per quanto riguarda il PVRC, dunque ciò che ha detto l'ultimo ascoltatore a riguardo dei rally, credo che lui abbia perfettamente ragione. Credo che bisogna tornare a far sì che i giovani siano gasati nel guidare Fiat, bisogna fare sì che i giovani siano orgogliosi di guidare Fiat e che la Fiat sia considerata una macchina, mi scuso il termine che è poco garbato e raffinato, ma una macchina figa, la macchina deve essere bella, la gente la deve sentire quando va a spasso, non di dire
la ma è vero che è quello che è mancato negli ultimi anni alla Fiat, è così come dicono gli ascoltatori, ce ne sono moltissimi che dicono questo. Io faccio una premessa, io non parlo mai male del passato, io parlo solo del presente e del futuro, perché quello che conta è avanti, non indietro. Sui termini del passato, errore, probabilmente sì, probabilmente no. Comunque a me quello che mi interessa è fare bene oggi per dare un futuro all'azienda domani, che ci sia io, che non ci sia io, che ci sia qualcun altro nella mia posizione o altro, perché quello che conta è l'azienda va avanti e l'azienda è la cosa importante ed è importante sia per noi che per l'Italia, che per gli italiani, perché è un bene italiano. Un ascoltatore scrive, per esempio, perché non è riuscito il presidente a convincere il Presidente del Consiglio a non utilizzare, che cosa ha, un Audi? Non abbiamo un Audi A8. Un Audi A8. Ti fa rabbia questa cosa che Berlusconi utilizzi un Audi A8? Ma non c'è solo Berlusconi, c'è anche Fini, ci sono tante altre persone che hanno le macchine, come dire, Fini c'ha una BMW 740, il sindaco di Palermo c'ha un Audi A6, ci sono tanti politici che hanno automobili straniere, che siano di destra, di centro o di sinistra. No, dunque, certo. Quello che ci tengo a dire è un consumatore è libero di fare tutto quello che vuole, gli ha il diritto di decidere e scegliere e c'è una libera competizione. Quello che mi permetto di dire è semplicemente, in quanto italiano e in quanto queste automobili sono fatte dalla forza lavoro italiana, perché sono operai italiani che le fanno e le mettono a punto, sarebbe un attestato di stima da parte dei politici, non tanto per me, ma dico per chi suda, lavora in linea ogni giorno per produrle e farle, ed è gente che dà un voto, ed è gente che lavora 8 ore onde di produrre delle macchine belle di cui loro vanno orgogliosi. Mi dispiace vedere che chi, come dire, governa il paese non abbi questo amore verso il prodotto che è fatto da italiani, che è fatto da uomini e donne italiane. Allora questo posso dire che il Presidente della Repubblica gira in Maserati 4 porte, si è fatta portare ad Atene specificatamente per poter essere su un'automobile italiana, come altre persone che le guidano. Credo che Letta si sia comprato una 4 porte lui stesso, credo che Prodi abbia preso una Croma e tanti altri. Allora dico, quello che mi fa rabbia è vedere che, come dire, ci sia gente che lavori dietro onde di produrre queste automobili e chi rappresenta il paese, dunque al contempo stesso rappresenta chi le produce, non abbia rispetto di usarle. Poi, voglio dire, ognuno ha la sua morale, la sua etica e ognuno si guarda allo specchio la mattina. No? Sì, no. Tempo fa ci fu quasi un tentativo di convincere il Presidente del Consiglio, credo, no? Vogliamo fare qui uno... dico, non c'è solo il Presidente del Consiglio, però, il Presidente chiaro, del Consiglio è uno dei tanti, certo. Perché in politica un partito o svariati partiti sono come voglio dire, come una squadra di calcio, mi scuso il paragone, ma dico c'è il capitano, c'è chi va in attacco, chi difende e chi media. Allora, quello che mi sento di dire è, quando loro, io li vedo su questa auto straniera, a me dispiace perché rappresentano una bandiera, rappresentano un paese, rappresentano delle persone e non è tanto per me che mi dispiace per chi lavora nella mia azienda, si fa il mazzo ogni mattina per produrre queste automobili e si vede certi politici che si presentano in automobili non inerenti a un prodotto nazionale italiano, e questo lo dico per le auto, ma lo dico anche per le moto. Mi fa rabbia vedere la polizia che gira con le moto BMW. In Italia non mi sembra che tutte le moto siano brutte, mi sembra che anche i colleghi che fanno le due ruote facciano delle due ruote mica male. Non credo che ci mettiamo a comprare gli spaghetti tedeschi, no? Cioè, non mi pare. Come allora... non credo che sarebbe opportuno, non lo so, se uno deve pigliare forchette e coltelli, sarebbe più opportuno comprarli prodotti in Italia e fatti da italiani piuttosto che fatti da francesi o da turchi o altro. Dico, uno deve proteggere e difendere il proprio paese, il che non vuol dire giocare in difesa, ma vuol dire essere un po' meno scettici verso il prodotto italiano, che sia l'automobile, che sia l'alimentare, che siano le moto, qualsiasi cosa. E quello che dico, ribadisco, noi non abbiamo nulla da invidiare agli altri. Abbiamo da imparare da altri, perché siamo una nazione che ha l'opportunità e la possibilità di avere tra le cose più belle del mondo, ogni giorno davanti agli occhi. Non sempre ce ne rendiamo conto,
e tendiamo sempre a guardare l'orto degli altri e a non essere soddisfatti di ciò che abbiamo. Impariamo ad essere un po' più orgogliosi di ciò che è nostro, impariamo ad essere più orgogliosi della nostra propria nazione. E allora il ragionamento che però ho letto un piccolo corsivo, l'avrei letto anche tu, sì, sul Riformista nei giorni scorsi, sì, un po' di critica a quello che hai detto in quell'intervista, sì, all'Espresso, cioè su questa rabbia nei confronti dei politici, sì, o comunque delle istituzioni che non, sì, utilizzano la macchina italiana, è questo: ma insomma vogliamo aprire il mercato anche alle banche eccetera eccetera eccetera, e poi sulle macchine ne facciamo una questione di italiana, insomma, di italianità delle auto, al contrario invece diciamo che il mercato, e poi insomma tu hai lavorato all'estero tanto tempo, sai cos'è il mercato e l'apertura dei mercati, in qualche modo sei anche uno dei simboli dell'apertura del mercato e della globalizzazione, avendo lavorato con Kissinger eccetera eccetera, ma insomma voglio dire, perché facciamo un discorso di italianità riguardo alle macchine e non per altre cose? Non è un po' ipocrita? Io non ho detto di farlo solo sulle macchine, come vedi l'ho allargato ad altri settori. Faccio una premessa, io non lavoro nel mondo bancario e non sono un uomo finanziario, io sono un uomo di prodotto, amo tutto ciò che è legato al prodotto e amo produrre, dunque mi piace, ma non piacciono i soldi, mi piace vedere ciò che c'è dietro ai soldi, dunque mi piacciono i soldi per poter fare un qualcosa, dunque non sono un uomo di finanza ma sono un uomo di industria. Dunque non do risposte a riguardo del mondo finanziario perché non ne ho né le capacità né le competenze, c'è gente molto più brava di me in quanto tale per dare risposte. Come a riguardo di quello che ho detto prima sulla Ford, ci tenevo solo a fare una piccola specifica, che per quanto riguarda Fiat e Ford, era un commento mio personale a riguardo dei titoli di giornale, dunque non era un commento da parte del gruppo o da parte del gruppo Fiat, un commento mio personale in quanto Lapo Elkan a riguardo della lettura mattutina dei giornali. Vabbè, questo... tenevo solo a specificarlo. Vabbè, il discorso da parte era... del gruppo non ci sono commenti, ecco, tenevo solo a dirlo. Il discorso era quello che si fa riguardo all'italianità delle macchine utilizzate dai politici, cioè dire perché insomma ognuno è libero di scegliere quello che vuole, tu dici invece chi ha incarichi istituzionali dovrebbe avere più rispetto per un lavoratore italiano che produce una macchina italiana, questo è il ragionamento. Ma consentimi di dire, io non ho mai visto Bush andare in giro su una Toyota, no? Su una Lexus, non ho mai visto Chirac andare in giro con una Mercedes, non ho mai visto Schröder andare in giro con una Lancia Tesis, come non ho mai visto, voglio dire, tanti altri politici di altre nazioni andare con automobili che non siano automobili prodotte nel proprio paese, a meno che non ce ne siano perché non ci sono costruttori nazionali. Poi voglio dire, vogliono fare ciò, lo facciano pure, però quello che dico è la loro immagine, non è la mia, io personalmente non mi permetterei di farlo, poi ognuno fa ciò che vuole e ciò che ritiene meglio fare, certo. Ognuno è libero, però dico, se uno è libero cittadino è un conto, se uno lavora per il paese è un'altra cosa, dunque secondo me ognuno ha la sua morale e la sua etica e ognuno ha un suo specchio a casa, ognuno si guardi, ognuno decida quello che vuole fare, ognuno è libero, però quando uno rappresenta un paese, uno è meno libero, perché non è casa tua, ma è casa di tutti, dunque essendo casa di tutti, tu rispondi a tutti, rispondendo a tutti, tu rispondi del benessere di tutti e rispondi soprattutto del benessere di un paese. All'interno di questo paese ci sono svariate industrie e queste svariate industrie devono andare avanti, ma non c'è solo la Fiat, c'è la Fiat e ce ne sono tante altre. Ho fatto l'esempio, non è che loro vanno a comprare, non lo so, per dire la Lustucru che fa la pasta in Francia, comprano Barilla, De Cecco, Voiello, D'Amato o chiunque altro. Non è che vanno a comprare il parmesan che è fatto in Germania e non il parmigiano, grana padano, reggiano. Voglio dire, tra comprare una moto BMW o comprare una Guzzi, non vedo perché bisogna comprare le BMW. Ho capito, comprare... sì, no, il ragionamento è chiaro. E non è per Fiat, io lo dico per tutti, ma lo dico in quanto uomo di impresa che lavora in Fiat e credo che tanti miei altri colleghi in altri settori direbbero la stessa cosa. E questo... io mi permetto di dirlo per le automobili, ma come ho detto e ribadisco ancora una volta, non è legato all'auto, è legato a tutti i prodotti italiani, a tutti. Allora, sentiamo Giovanni da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto volevo fare i complimenti perché ho sentito delle cose interessanti da parte del signor Reca. Dica pure. Diciamo, la mia premessa era, io credo che la Fiat, vedo e mi sembra che lo sta intraprendendo,
che ricominci a fare delle buone, ottime macchine, perché a livello di motore credo l'abbia sempre fatto, dai modelli di bassa cilindrata fino alla media, e specializzarsi poi e col tempo uscire ancora con le macchine di alta cilindrata, cosa che negli ultimi anni credo non abbiano avuto successo. E cosa invece che vedo, chiamo colleghi o comunque sia, le case tedesche, dove erano primarie, lo sono oggi ancora, con le macchine di alta cilindrata, e poi pian piano col tempo hanno iniziato a fare anche loro le macchine di media e bassa cilindrata. Bene, grazie Giovanni. Sentiamo Ruben da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, la mia premessa è di questo tipo: il Fiat ha fatto sempre scuola per quanto riguardava le motorizzazioni, nel senso che mi sembra molti brevetti sono stati acquistati anche da case straniere. Ho sentito nella trasmissione che si faceva molto riferimento all'italianizzazione, insomma, di questa nuova, appunto, cioè prodotta in fabbriche italiane, che secondo me è riconquistare un po' il mercato, perché l'Italia in questo senso sicuramente si è sempre dimostrata stare grandi. Però a questo punto la domanda è: le varie fabbriche che negli anni passati sono state aperte nei paesi stranieri, tipo Polonia, dove mi sembra veniva prodotta alcuni pezzi della nuova 500 eccetera, a questo punto la Fiat sta decidendo di riportare tutto in Italia, o comunque il discorso della globalizzazione per i prezzi, per i costi eccetera rimane ancora, diciamo così, in piedi, e per cui diciamo parte delle macchine saranno prodotte all'estero? Ruben, sentiamo malissimo, sentiamo Marcello da Firenze, si sente meglio, buongiorno, dica. Sì, buongiorno, senta, io vorrei chiedere un attimo sul passato, la vicenda di Fiat sul passato e quindi secondo me sugli errori strategici fatti al tempo dell'uscita di Romiti e del subentro di Palo Fresco e quindi dell'alleanza con General Motors, la famosa opzione put. Mi chiedo se, secondo me, se quella non fu già una svalorizzazione del nome Fiat e quindi di non venire meno alla valorizzazione della macchina Fiat che oggi si tenta in tutti i modi di fare rinascere. Caro Marcello, qui non c'è tempo per parlare del passato, ci vorrebbe un discorso molto lungo, ci vorrebbe più tempo. Più volte negli anni passati, nella mia conduzione in questa trasmissione, abbiamo parlato del caso Fiat, ne abbiamo parlato con esperti, con supercritici, con meno critici, con uomini Fiat, con avversari di Fiat, insomma, ne abbiamo parlato davvero a tutto campo, degli errori commessi nel passato, eccetera. Stiamo parlando con il responsabile della brand promotion di Fiat Audi in occasione del lancio dell'appunto, non in maniera indulgente, ma cercando di capire perché un italiano dovrebbe riprendere ad acquistare Fiat dopo tanto tempo e dopo una caduta nel mercato dell'acquisto dell'auto Fiat. In più abbiamo detto anche che questa Fiat punto, la nuova Fiat punto, è un po' il punto di svolta nella Fiat per alcuni motivi che stiamo cercando di spiegare. Poi naturalmente insieme all'Apo Elkan stiamo affrontando anche altri argomenti, non sarebbe qui il caso di ritornare a quei tempi lì, anche perché l'Apo Elkan in quel periodo non aveva responsabilità e dunque non le può nemmeno rispondere. Gli ascoltatori chiedevano cose che riguardano il passato, l'Apo Elkan, io ti voglio chiedere invece qualcosa che riguarda il presente. Certamente. Valentino Rossi alla Ferrari, è un qualcosa che si farà secondo te oppure no? Allora, Valentino Rossi alla Ferrari, chi meglio del nostro presidente, l'avvocato Cordero di Montezemolo, che qui non c'è, ma secondo che te qui non c'è. Che qui è, ma secondo te è un tuo sogno? Il mio sogno sarebbe portarlo a correre nei rally in Fiat, e se non viene a correre nei rally in Fiat farli provare l'appunto che farà il PVRC. Per quanto riguarda Ferrari, è stata un'azienda dove ci ho lasciato il cuore e ho avuto l'opportunità, la possibilità di poter crescere lì tra Ferrari e Maserati 4 anni. Ringrazio il presidente, l'avvocato Montezemolo, che mi ha dato l'opportunità di poter crescere lì, di poter imparare, di poter fare tante cose. Valentino o non Valentino, credo che la persona più appropriata a cui chiederla, che non è qui al telefono con voi, è l'avvocato Montezemolo. Io non mi sento di rispondere a ciò. Ma è un tuo sogno? È una cosa che speri? È un mio sogno poterlo portare nel mondo Fiat, e io personalmente amerei poterlo portare su rally, in quanto lapo. E credo che Valentino sia perfettamente idoneo a correre nei rally. Suo padre correva, lui corre e corre anche alla grande sulle macchine da rally. Sulla Formula 1 io non lo so e non so quanto sia bravo, da quello che ho letto mi pare che sia bravissimo, però voglio dire,
tra le due ruote, le quattro, sono due mondi diversi e la Formula 1 è come dire, è come guidare uno space shuttle, non è come guidare un'automobile, è un'automobile al massimo della complessità, al massimo della tecnologia ed è estremamente difficile e un secondo di differenza vuol dire tanto. Dunque, io non sono esperto, non ho le competenze, le capacità per giudicare, quello che posso dire è ho 27 anni, quasi 28, sono italiano e Valentino per me è un onore e un orgoglio poter girare il mondo e vedere che tutti ne parlano bene, perché Valentino, per chi fa parte della generazione di cui fa parte lui, ne andiamo tutti fieri ed orgogliosi e credo che sia un... Vorresti averlo nel mondo Fiat, a prescindere che sia la Ferrari... Io vorrei averlo perché lo considero un grande... Senti, un'altra cosa riguarda Schumacher, sì. È una stagione un po' complicata, vabbè, insomma, credo che anche tu sei un po' in ambascio riguardo a questa stagione della Ferrari, ma è vero che lascia la Ferrari, che ci sarà Raikkonen, dici un po'. Ma allora, io quello che credo è che lui abbia fatto tantissimo in tutta la sua carriera, abbia fatto tantissimo per la Ferrari e stia facendo tanto per la Ferrari. 7 volte campione del mondo, 5 volte con la Ferrari, campionati costruttori tanti, allora dico, lui ha dimostrato di essere un grande. Cioè ha raggiunto il massimo, secondo te più di questo non si può raggiungere nel caso di cambiare? No, non ho mai detto ciò, ho detto è uno che ha dato tanto, è uno che sta ancora dando tanto. E sono sicuro che tornerà a dare tanto e lo aspettiamo domenica, non questa, la prossima, per vedere quanto darà e sono convinto che se non subito ma nel breve tornerà a fare grandi cose ed è un grande e la storia lo dimostra e i risultati che ha dato. Insomma, su Raikkonen... la sua carriera professionale lo hanno dimostrato. Su Raikkonen non mi vuoi dire nulla, ti piace? Raikkonen è un buon pilota, è un pilota secondo me che ha dimostrato anche lui di essere molto bravo, è giovane, dunque ha un grande futuro davanti e secondo me ha anche un bel futuro perché è uno che ha un bel carattere, un'ottima energia e un grande pregio che guida molto bene. Poi vedremo, il futuro lo scriveranno altri, visto che non mi occupo di quel futuro lì. No, certo. Del futuro blu, che è quello Fiat, poi c'è il futuro rosso, che è un altro, che è quello della Ferrari. Senti, a proposito di Ferrari e di Fiat, tempo fa il Presidente del Consiglio disse una cosa piuttosto bizzarra, che è questa, te la ricordi sicuramente. Per rilanciare la Fiat come si fa? Si dovrebbe mettere il marchio Ferrari su tutte le macchine Fiat. Era una cosa strana, bizzarra, la consideri una stupidaggine oppure una cosa seria? Io ringrazio, come dire, il Presidente del Consiglio per i suoi suggerimenti e lo ringrazio per i suoi consigli, visto tutto ciò che ha fatto in quanto imprenditore, mi sembra che i suoi suggerimenti possano essere interessanti. Questo suggerimento qua, devo dire che non lo condivido, perché credo che sarebbe un errore clamoroso mettere il marchio Ferrari sul marchio Fiat. Ogni marchio ha una sua distintività, ogni marchio ha una sua filosofia di marca che va rispettata e alimentata con dei prodotti inerenti a ciò che è il valore della marca. Mi sembra che Ferrari e Fiat siano un patrimonio italiano, ma un patrimonio italiano ben diverso, voglio dire. La Fiat, come dire, è di tutti e per tutti. La Ferrari Formula 1 è di tutti e per tutti. La Ferrari, in termini di automobili, è un sogno di tutti, ma è un sogno che non tutti possono avere perché è un'automobile innanzitutto fatta in pochi pezzi, dunque numeri chiusi. Insomma, fu un consiglio sbagliato. Insomma. No, non dico che è un consiglio sbagliato, dico sicuramente, come dice Berlusconi, avvicinare Fiat e Ferrari può essere una cosa interessante, ci sono tante sinergie perché Fiat è sponsor della Ferrari, il centro di ricerca Fiat lavora con il centro di ricerca Ferrari, ci sono tanti sviluppi in termini di tecnologia che vengono fatti congiuntamente, dunque vuol dire c'è un lavoro enorme tra i ricercatori della Fiat e della Ferrari, ma da lì ad applicare il brand Ferrari sul brand Fiat a me personalmente non sembra, come dire, una giusta cosa, poi ognuno ha i suoi giudizi ed è libero di pensare ciò che meglio gli pare. Poneva un problema di immagine del Presidente del Consiglio che in parte però l'immagine,
consentimi di dire, si cambia con i prodotti, non si cambia facendo un cut and paste. Spiego solo alle persone cosa vuol dire cut and paste, vuol dire copia e incolla, in termini di... Sì, ma è chiaro. Non cambia niente, dunque dico, sicuramente in termini di pubblicità e di immagine Berlusconi può insegnare a chiunque tante cose, visto ciò che ha fatto, dunque... Però quello che dico è che in questo caso i due marchi sono diversi. Roberto da Milano e Sandro da Arezzo, e concludiamo. Roberto, velocissimo, grazie. Sì, buongiorno a tutti a voi due. Volevo dire questo, a me è capitato a giugno, i primi di giugno, di andare a ritirare insieme con un mio amico che aveva appena acquistato una multipla. Sì. Consegnata dal venditore in maniera molto pomposa. Siamo saliti, così curiosità di andare a vedere un po' di cose, alcuni pezzi si sono letteralmente smontati sotto le mani. Il venditore, chiaramente prostrato, ha detto, purtroppo qua è mancanza di andare a prendere un cacciavite, infatti poi ha chiamato due tecnici e hanno avvitato letteralmente cose che non erano state avvitate. Beh, insomma, certamente il suo racconto è dettagliato. Siccome la Poelcan è molto disponibile, io vi faccio scambiare le mail, le impressioni e la faccio mettere in contatto con la Poelcan e gli racconterà tutto nei prossimi giorni, anche chi era il venditore, cosa è successo, perché insomma è stato anche uno dei problemi di Fiat, quello dei punti vendita. Sandro D'Arezzo, molto veloce perché davvero dobbiamo concludere. Volevo dire che mi fa un po' sorridere la proposta che ha fatto il Presidente del Consiglio per cambiare il marchio Ferrari sulla Fiat. Ormai appartiene al passato, è una proposta che ormai non ha più... Certo, ma farebbe bene invece fare come Ciampi, che usa prodotti italiani. Questo l'abbiamo detto. Sandro, non abbiamo più tempo, la ringrazio. Davvero non abbiamo più tempo, dobbiamo concludere. Grazie Lapo di essere stato con noi. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto ciò che farai e grazie, è stato un onore poter fare l'ultima puntata con te. Grazie alla Poelcan. Allora, io per questa ultima puntata, la conduzione di Nuovo in Punto, voglio ringraziare naturalmente tutti quelli che hanno collaborato con me, a partire dai tecnici, Peter Bescapè, Filippo Aureggi, che oggi è in regia qui dietro il vetro, Silvio Lorenzi, ma ne dimentico sicuramente tanti altri, Michele Previato, Luca Buratto, che mi ha aiutato nelle esterne che abbiamo fatto, poche ma insomma sempre valide, e naturalmente tutti gli assistenti al programma, Guido Scotti e poi quelli che si sono succeduti in questi anni, Ivano Stapciuk, Francesca Giannini, Mara San Giorgio, eccetera, dimenticherò molte persone. Grazie a tutti, 9in.chiocciola24.it, con me l'appuntamento è per lunedì alle 18.30.